politica non può essere una gara di insulti, una gara di minacce, una gara di baffanetti in piazza. Non si vince sulla paura. Non abbiamo un futuro per i nostri figli evocando le minacce, evocando le paure, evocando il terrore. Noi non accettiamo lezioni di legalità da chi, senza fare nomi come Beppe Grillo, è andato in Sicilia a dire che la mafia non esisteva. Noi abbiamo i nostri martiri, e fatemelo dire oggi, oggi in un giorno che è un giorno che ricorda, che tutto il paese tiene insieme, che tutto il paese deve ricordare, che tutto il paese, senza distinzioni, senza andare a mettere le casacchine. Oggi, il giorno in cui ricordiamo cinque martiri, tre uomini della scorta, la signora Francesca e il giudice Giovanni Falcone, noi diciamo tutti insieme che la differenza non è tra gli onesti e i ladri. Noi rivendichiamo la legalità per tutto il paese. Quando noi abbiamo detto che si arrivava finalmente a farla finita con la casta, loro hanno votato contro. Perché? Perché non sono interessati a cambiare le cose. Queste elezioni sono importanti anche a livello europeo per poter dire, ad esempio, che gli investimenti sulle scuole non possono stare dentro il patto di stabilità, perché la stabilità dei ragionieri e dei burocrati è importante, ma la stabilità di mio figlio che va a scuola è ancora più importante di quella stabilità. Diventato Presidente del Consiglio, sembra quasi una maledizione, qual è la prima vicenda che mi si apre di fronte? La Electrolux. Arrivano immediatamente quattro regioni, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e la Electrolux vuol chiudere. Noi abbiamo fatto una serie di iniziative, abbiamo chiesto una mano ai sindacati, perché poi quando i sindacati fanno i sindacati danno una mano, sono quando fanno un po' di confusione in politica che sono un problema, ma quando fanno i sindacati e si occupano dei posti di lavoro, tanto di cappello. Abbiamo chiuso un accordo molto bello e molto importante.